La soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è stata partner scientifico del progetto Traces, che ha riguardato aspetti di valorizzazione del patrimonio archeologico dell'area cuneese. Valorizzazione che però ha avuto indubbi effetti positivi anche sulla tutela, dal momento che questi interventi ci hanno consentito di realizzare azioni conservative sui manufatti, sui beni culturali, sul patrimonio. In particolare, quest'oggi ritornano finalmente nel Museo Civico di Chiusa di Pesio i materiali del ripostiglio del Monte Cavanero, i quali avevano rappresentato con grande rilevanza il patrimonio protostorico del Piemonte meridionale, nella grande mostra sui tesori delle Alpi che si è chiusa l'anno scorso, alla fine del 2019, a Kinson. Il ripostiglio del Monte Cavanero nel quadro della protostoria dell'Italia settentrionale è una testimonianza di grandissima rilevanza, sia per la ricchezza, per l'abbondanza dei manufatti, sia per la varietà tipologica, ma direi che rappresenta anche, come dire, un monito per il tipo di provenienza che questo complesso di manufatti, di reperti ha. I reperti infatti furono recuperati al di fuori di un'indagine di ricerca nel 1991 e soltanto una quindicina di anni dopo furono recuperati nell'ambito di un'attività di verifica investigativa della Guardia di Finanza. Il bene culturale, e il bene archeologico in particolare, è da considerarsi una testimonianza materiale avente valore di civiltà. Questa era la definizione che aveva elaborato la Commissione Franceschini negli anni 60, che poi ha dato luogo alla definizione, anche del Codice dei Beni Culturali. La testimonianza materiale sono gli oggetti, ma il valore di testimonianza di una civiltà del passato, ci è data dal contesto. Il contesto è quello che è veramente prezioso di questo complesso di oggetti, i quali presi singolarmente hanno una grande importanza materiale, ma non esplicherebbero il grande portato di informazioni che ci danno come insieme. Il compito primario, della soprintendenza è quello di garantire la tutela del patrimonio culturale. La tutela materiale, dicevamo, è anche la tutela del contesto, quindi delle informazioni che al patrimonio culturale sono connesse. Tutta questa attività di difesa del patrimonio culturale, quindi di costruzione di archivi materiali della memoria storica, ha un senso se viene in qualche modo comunicata alla comunità locale e più in generale a tutti coloro che possono fruire del patrimonio culturale, quindi a una platea anche molto più vasta di quella del territorio di Chiusa di Pesio, in questo caso specifico. E quindi è fondamentale per la soprintendenza una collaborazione molto forte con enti locali, con i musei civici, presso i quali si possano realizzare quelle condizioni affinché materiali archeologici di proprietà statale possano essere esposti a fini della pubblica fruizione. Le testimonianze archeologiche offerte alla pubblica fruizione nel territorio cuneese ormai sono numerose, restando ai contesti preistorici e protostorici. A breve distanza da Chiusa di Pesio ci sono diverse aree espositive o musei civici che contengono materiali o che illustrano un periodo storico per il quale appunto la fonte materiale archeologica è sostanzialmente l'unica o comunque quella primaria. Faccio riferimento ad esempio alla necropoli di Valdieri e all'area museale annessa alla grotta di Roaschia, alle grotte di Aisone e appunto a Chiusa di Pesio, che è rappresentata qui in questa sede museale, ma altri manufatti che vengono dai
dai siti archeologici del Monte Cavanero sono conservati ad esempio al Museo Civico di Cuneo. Si tratta quindi di un patrimonio archeologico che è diffuso sul territorio e che finalmente anche attraverso il progetto Traces incomincia a essere percepito come un insieme diffuso e gestito in maniera coerente. È un percorso, diciamo, di crescita di una rete museale che è cominciato e che dovrà proseguire nel tempo, appunto in una forma di positiva collaborazione tra istituzioni locali e istituzioni statali, e cittadini e realtà associative.